postura, spostamenti, movimenti delle mani e della testa devono armonizzarsi con i cambiamenti del tono della voce. Le pause, le accelerazioni e i rallentamenti dell'eloquio, rafforzando così gli effetti suggestivi del parlato e dello sguardo. Se si avesse qualche dubbio sulla reale efficacia suggestiva degli elementi, si dovrebbe pensare che esiste una prova davvero inconfutabile, ossia la suggestione e l'ipnosi applicata agli animali, nella quale la parte essenziale dell'induzione viene giocata proprio dai movimenti del corpo, delle mani e della testa.